Il fregio dei carabinieri è una granata sormontata da una fiamma con 13 punte, piegata dal vento con monogramma Repubblica Italiana e richiama i concetti di lealtà, fedeltà, ardore e onore. L'arma ha sempre avuto un ruolo importante in ogni evento della storia italiana e la figura del carabiniere rappresenta una ricca fonte da cui la letteratura ha attinto per rappresentare queste qualità morali e garanzie di legalità. Il libro Sfogliando una fiamma, storia letteraria dei carabinieri, edito da Janieri e scritto da Emilio Limone, è una summa di tutte le comparizioni dei carabinieri nella letteratura dall'Ottocento ad oggi. Oltre ai protagonisti nati dalla fantasia dello scrittore, in chiusura uno spazio riservato agli eroi in uniforme che nei decenni hanno lasciato una traccia indelebile nella storia d'Italia e nei libri. Ed è la prima opera in assoluto che viene dedicata alla figura del carabiniere nella letteratura. Oggi il volume è stato presentato in prefettura a Chieti nel corso di un incontro che è stato moderato dal direttore di Rete 8 Carmine Perantuono. Dopo i saluti del prefetto Armando Forgione, del comandante della Legione Carabinieri d'Abruzzo e Molise, il generale di brigata Paolo Aceto, l'autore ha raccontato ai tanti giovani presenti come è nata questa iniziativa editoriale a cui farà seguito un romanzo. Sicuramente nasce da una doppia passione, quella per l'istituzione di cui sono onorato di far parte, l'Arma dei Carabinieri, e quella per la letteratura. L'Arma dei Carabinieri è un'istituzione che ha più di 200 anni ed ha una peculiarità, la vicinanza al cittadino, anche grazie alla capillarità sul territorio. Quindi non mi è risultato difficile pensare che uno scrittore nel corso dei decenni, volendo descrivere la nostra società, la società italiana, anche nelle varie fasi di transizione, abbia scelto i personaggi in uniforme, nell'uniforme dell'arma, per raccontare appunto storie vere, storie inventate, sebbene ovviamente con insiti i valori della nostra società. La scrittrice Franca Minnucci ha letto alcune pagine del libro. Che accendi il cuore con un sorriso. Corri svelto, papà ti vuol parlare. Quest'oggi è un grande giorno e ho deciso che è l'ora dei valori da insegnare. Lo so che penserai che sei un bambino, che un grande deve solo farti giocare, ma ascolta queste storie, oh mio piccino. Da grande il mondo tu potrai cambiare.